un'ex Geffina ha rotto il silenzio e ha rivelato dopo molti anni i guadagni e le serate folli dopo l'esperienza al Grande Fratello, ecco che cosa ha detto. Dopo 24 anni dalla prima edizione del reality show di Canale 5 è spuntata fuori la verità in merito ai compensi e alle serate fatte dagli ex concorrenti nelle settimane successive alla loro partecipazione al programma. A rompere il silenzio è stata una delle più grandi protagoniste del GF, la quale è entrata nella casa più schiata d'Italia nella prima edizione. Stiamo parlando di Marina La Rosa, tra le ex Geffine più famose e amate dal pubblico, la quale si sta preparando per un'altra avventura televisiva, visto che è stata annunciata tra le concorrenti della nuova edizione de La Talpa, programma che tornerà in onda dopo 16 anni dall'ultima edizione. Dunque, nel cast ci sarà anche lei, che proprio di recente ci ha tenuto a parlare del suo passato e rivelare i guadagni stellari e le serate folli dopo il Grande Fratello. Grande Fratello, Marina La Rosa rompe il silenzio, ecco quanto prendeva per una serata. Marina La Rosa è stata una delle protagoniste più popolari della prima edizione del Grande Fratello. Dopo l'esperienza nella casa di Cinecittà e come naufraga in Honduras all'Isola dei Famosi, oggi la 47enne è pronta a rimettersi in gioco in un reality show, visto che è stata annunciata nel cast della Talpa, in partenza prossimamente su Italia 1. In questi anni, La Rosa è stata opinionista televisiva, ma ha avuto anche diversi ruoli come attrice in produzioni TV e cinematografiche. Questa volta, però, è tornata al centro dell'attenzione per alcune rivelazioni in merito al suo passato da ex Geffina, rivelando le cifre da capogiro che ha preso dopo l'esperienza nella casa. Marina lo ha fatto durante una puntata del podcast One More Time di Luca Casadei, durante il quale ha spiegato che dopo l'esperienza al GF, la redazione le disse che non poteva tornare a Messina perché doveva fare copertine e ospitate. Ha poi spiegato che quelli erano tempi in cui si facevano soldi facili grazie alle serate. Tanto che ricorda una volta in cui a Milano prese 50 milioni di lire in contanti per una serata di un'ora. Poi ha rivelato che una volta a Capodanno ha fatto doppietta, partecipando a due serate una dietro l'altra. In quell'occasione ha guadagnato 150 milioni di lire. Ero con una mia amica. Siamo state in silenzio, nella stanza d'albergo, e guardavamo questi soldi, ha rivelato per la prima volta dopo anni.